Sul palco ci sono i candidati PD amministrative ed europee, al loro fianco il segretario nazionale Eli Schlein, insomma la squadra. E il capo squadra, per cominciare, spiega così la decisione di non presentarsi alle europee in Abruzzo. Io mi sono messa a disposizione del Partito Democratico candidandomi dove il partito me l'ha chiesto, per rafforzare questa squadra, per prendere più voti ed eleggere più deputati e deputati. Devo dirvi che sono particolarmente felice che in questa circoscrizione la lista sia guidata non da me, ma da Lucia Annunziata, una grande giornalista, una grande professionista, esperta di politica internazionale, e sappiamo quanto ne abbiamo bisogno oggi a Bruxelles. Ci sono poi le questioni di fondo, per esempio il Jobs Act, il lavoro, l'occupazione e i relativi referendum. Io ho firmato questi referendum sul lavoro, sulla contro la precarietà, soprattutto perché è assolutamente in linea con la mia storia e anche con le posizioni che ho portato avanti nelle primarie. Sarebbe stato una sorpresa il contrario. E c'è la sanità. Sono contro la privatizzazione della sanità, sono per rafforzare la sanità pubblica. Incontro ogni giorno persone, solo l'altro giorno a Pesaro, nelle Marche, una donna che mi ha raccontato di aver avuto una diagnosi di tumore e non riusciva a fissare le visite successive. Ha dovuto tirar fuori 500 euro e andare dal privato. Noi vorremmo più risorse per la sanità pubblica, perché così si nega il diritto a molti italiani a curarsi. E infine il caso del giornalista Pasquale Napolitano, condannato a 8 mesi di carcere con pena sospesa per diffamazione, una condanna che riporta in prima pagina la libertà di stampa. Il Partito Democratico si è battuto e ha alzato una barricata quando la maggioranza che guida il Paese ha pensato a un certo punto di proporre di inasprire le pene anche detentive per i giornalisti. Noi difenderemo sempre la libertà di stampa a prescindere dalle testate per cui lavorano. Però la legge del Partito Democratico non l'ha mai cambiata. Guardi, io sono segretaria da un anno, come sa, e sono all'opposizione, per cui non si preoccupi che, come dico, che difenderemo sempre la libertà di stampa a prescindere dal colore della testata, diciamo, noi ci crediamo per davvero.